chiamo Bernia Grazzella. Mio marito Roberto è mancato di SLA nel 2006, dopo tante vicissitudini sulla malattia, cure, eccetera, compreso un viaggio in Cina per l'impianto di staminale. Quando è mancato ho chiesto soprattutto al professor Silani se potevo fare la volontaria nella sua struttura, alla UCS Logico, perché non volevo dimenticare completamente questa malattia. Fare la volontaria in un ambiente come l'UCS Logico è stato per me facile, perché sono stata subito accettata sia dal corpo medico che dall'infermiere, cosa importantissima, e poi anche, non essendo la moglie di un paziente, anche da tutto l'altro apparato sanitario. Stata accettata dai pazienti con grande disponibilità. Ho avuto modo di parlare con loro e instaurare anche un rapporto dico chiaramente, di amicizia, che in tanti casi dura anche ora. Ho visto delle situazioni veramente tragiche e tristi, ma le garantisco che da ognuna di queste sono riuscita a trarre un insegnamento positivo. Per esempio, nel caso di quella ragazza in Catania che veniva, pensate alla fatica, con l'aereo prima, poi con la macchina fermandosi sulla strada 2 o 3 volte, 2 o 3 giorni, per arrivare qui a fare la sperimentazione allora, e che un giorno mi disse, sai Graziella, i miei genitori non meritavano di avere una figlia come me. Lei capisce che queste affermazioni sono veramente toccanti. Quando vedo i pazienti che vengono a fare i controlli periodici e che vengono seguiti dai medici che tante volte hanno già conosciuto in reparto, la prima cosa che mi chiedono non è come mi trovi, pensi che sono peggiorata tanto, ma a che punto è la ricerca? Perché l'unico barlume di speranza che hanno è la ricerca. E io so benissimo che è una cosa lunga, faticosissima, e sono anche sicura che tantissimi di questi pazienti non potranno mai accedere a queste risorse. Però non voglio disilluderli. Cerco sempre di infondere in loro non dico, una fiducia in quello che stanno facendo tutti i ricercatori in questo momento, perché prima o poi, anche se loro non arriveranno in tempo perché tanti sono troppo conciati, ma io gli consiglio di insistere, di resistere, perché magari un domani potranno stare meglio. E questo anche se per loro è tante volte è difficile crederlo, perché si rendono conto di essere, ma la speranza è l'unico barlume che rimane. Io cerco di tenerla sempre molto viva, appunto.